Allora, per disegnare un cappello western studiamone prima brevemente la struttura, quindi partendo da una visione frontale, quindi da una linea che rappresenta la tesa del cappello e un quadrato che rappresenta la parte in cui che verrà appoggiata sopra la testa. Visto di profilo, questo quadrato diventerà un rettangolo, perché di fatto questa parte del cappello non è un cilindro, ma visto dall'alto è un ovale, rispecchia l'anatomia del cranio umano. La tesa è molto larga nei cappelli western e diciamo ha una forma circolare, in alcuni casi è un vero e proprio cerchio, quindi dobbiamo fare molta attenzione a questa parte. Generalmente poi la parte che va sulla testa ha delle pieghe, diciamo viene schiacciato il cappello, questo sia per motivi estetici, quindi diciamo un po' legati alla moda degli anni, ma anche per permettere a impedire al cappello di scendere troppo sulla fronte di chi lo indossa. Diciamo, visto dall'alto, tra l'altro abbiamo anche una terza piega che poggia proprio sul cranio del personaggio che stiamo disegnando. Va notato che molto spesso, anche qui, sia per questioni di moda che per questioni anche pratiche, spesso il cappello western viene piegato ai lati. Questo fa sì, data la geometria del cappello, che la tesa nella parte frontale di fronte agli occhi scende. Questo aiuta chi lo indossa a essere più protetto dal sole. C'è anche un altro motivo pratico legato ai momenti di pioggia. Questi cappelli generalmente sono tutti impermeabili, spesso sono di lana, e il fatto di essere impermeabili e avere questa forma permette all'acqua di scendere quindi cadere a terra senza impregnare poi il cappello. Dobbiamo considerare anche un altro aspetto che non è prettamente legato alla struttura del cappello, ma più all'effetto che il cappello ha sul personaggio, ovvero l'ombra portata del cappello sul viso del personaggio. Quindi una volta fatta attenzione alla struttura circolare, qui abbiamo un'inquadratura leggermente dal basso, quindi diciamo possiamo immaginare una visione di questo tipo, andiamo a vedere come l'ombra portata va a caratterizzare anche lo sguardo del personaggio, dandogli anche un'aura di mistero se vogliamo. Quindi dobbiamo conoscere un pochino l'anatomia del viso e a questo punto andare a posizionare l'ombra che ne seguirà le forme. A questo punto chiaramente dobbiamo andare a tratteggiare tutta quanta l'ombra, che dobbiamo sempre ricordare generalmente è più scura dell'ombra portata, quindi a meno che il cappello non sia nero avremo l'ombra del cappello o nella parte inferiore del cappello più chiara dell'ombra che viene proiettata sul viso. Quindi di fatto per disegnare correttamente un cappello western dobbiamo conoscerne bene le forme. Il consiglio è quello di andare a vedere proprio come è fatto anche dal vivo un cappello western e vedrete che non avrete problemi a disegnarli corretti.